Ragazzi, ormai la 5.1 è vicinissima. Io ho dato un'altra occhiata più in dettaglio ad alcune sezioni che avevo tralasciato e ho scoperto che ci saranno dei nuovi gioielli a Egg da Eva che droppate nell'allunatorio Landmark. Sarà la nuova versione a Egg da Eva dell'attuale. Questi gioielli sono solvindabili, livello 70, e hanno stat PvP e PvE, quindi hanno stat molto alte e sono validi anche per il PvP. Inoltre potete scambiarli nei vari PG del vostro account e se avete 70 GP su 80 potete facilmente upparli con i seri intraddabili a più 3, più 4, più 5. I gioielli non sono come il gear perché io ho fatto una prova sull'elmo Eternal Vow che ha stat PvP e viola ed è Ike da Eva e ho failato a più 4 e non si è spaccato. Quindi ragazzi, state tranquilli, questi qua potete upparli facilmente a più 4 senza sprecare troppi soldi in questo modo. Questi qua però avranno prezzi esorbitanti, immagino, perché gli attuali gioielli PvE che escono fuori dalla campagna, che potete fare nella library, hanno prezzi dai 100 in su, 100 milioni di kina. Quindi questi immagino che saranno difficili da droppare e avranno un prezzo minimo dai 200 in su. Potreste anche addirittura pensare di fare un mucchio di soldi provando ad upparli a più 5 e venderli già a più 5 e quelli non immagino che prezzi avranno. Quindi finalmente sarà remunerativo anche fare PvP, almeno l'allunatorium. Quindi anch'io ho finito il mio set PvP, ho tre pezzi viola PvP. E mi manca un pezzo Abyss e poi ho finito anch'io. Quindi ragazzi, ovviamente ogni volta vi consiglio di andare su Ion Powerbook per dare un'occhiata più in dettaglio a ogni sezione che io magari mi sono scordato o perché non avevo voglia di guardare in dettaglio tutto, per essere sempre più avanti rispetto agli altri, anche per i prezzi al broker, magari alcuni scenderanno, alcuni saliranno, quindi meglio sempre essere avvantaggiati rispetto agli altri, saper prima le cose. Per ora è tutto, ragazzi, e ci vediamo sul server.